L'ostacolo grigio arriva al Brianteo, l'Alessandria. E per il Monza, reduce dalla sconfitta in attesa di Salò, sarà una partita dura, di livello anche più importante della trasferta sul Garda. I biancorossi ci arrivano con la voglia di rifarsi dopo lo scivolone giunto solo a causa di una rarissima, praticamente unica, disattenzione difensiva. Mister P in settimana ha lavorato molto sulla testa dei ragazzi, quella testa che lo stesso allenatore aveva definito solo poche settimane fa in conferenza stampa pesante a causa delle vicissitudini societarie. In ogni caso l'ex tecnico di Sassuolo e Padova potrà contare su quasi tutta la rosa, ad esclusione di Gasbarroni, rivisto a Monzello ma ancora non pronto per il campo, e degli infortunati Zullo ed Alessandro. Lecito aspettarsi dunque la solita difesa 3 con Beduschi, Briganti e Massoni davanti a Viotti. E poi Franchino con Vincenzo Salò e Anghileri sulle fasce, con Etemai, Perini, Foglio e Vita in supporto del centravanti da scegliere fra Anastasi, Virdis e Zigoni. I piemontesi invece arrivano da 3 vittorie consecutive, l'ultima solo pro Patria ribaltando il risultato in 10 uomini, e vogliono continuare nel loro cammino positivo. Per i ragazzi di Pea, le difficoltà maggiori nate dal 3-5-2 di Mister D'Angelo dovrebbero essere portate dagli inserimenti di Taddei alle spalle delle punte Scotto e Marconi.